Prendi anche quello nel cassettino. No, aspetta, Dai, per favore, quello di mia mamma. Quello della FM, quello della scatola marrone lì. Poi non ne ho altri profumi. Grazie. Scusa, eh. L'ho disturbato. Allora. Sì, adesso. Ah, eccolo rotto. FM Group. Ok. Allora. Ragazzi, spero stia registrando, non lo so, volevo fare l'anteprima ma non so come si fa l'anteprima divisa da un altro video. Quindi, oggi, nuovo video, richiesto da una ragazza che si chiama, se non mi sbaglio, Maria Rossi. Grazie per le richieste, continuate a richiedermi i video che io sono contenta di farli, anche se in questo caso ho pochi prodotti da farvi vedere, vorrei anche fare il video sui rossetti ma ne ho tre. Vabbè. Separe, facciamo finta di fare un'anteprima. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Spero la luce dietro non vi dia fastidio. Mamma mia, non so mai come mettermi. Allora, oggi video sui miei profumi. Video richiesto da una ragazza che si chiama Maria Rossi. Spero che il tuo nome sia quello che ho detto. Spero di non essermi sbagliata. Allora, ho tre profumi. Il video appunto sui miei profumi. Io ne ho pochi. Vi dico le profumazioni che mi piacciono, vi dico i profumi che vorrei, vi dico il profumo che non ho, ma che mi hanno regalato molti anni fa e che mi piaceva. Quindi, video sui miei profumi, spero vi piaccia, commentate se vi piace, se non vi piace questo video chiudetelo e ci vediamo al prossimo. Grazie Maria Rossi per questa richiesta. Un saluto, un abbraccio. Allora, profumazioni che mi piacciono. Fragranze che mi piacciono, adoro il profumo della vaniglia, il profumo della lavanda e il profumo della rosa, o comunque quel profumo dolce non troppo nauseante. Non mi piacciono i profumi troppo forti, non mi piacciono i profumi troppo dolci che danno quasi fastidio, che danno quasi la nausea. Quindi, soprattutto nei profumi tipo questo qui, soprattutto nei profumi tipo deodoranti per ambienti o candele, la profumazione che mi piace di più è fragola, vaniglia, frutti di bosco e lavanda, soprattutto vaniglia e lavanda. Ho tre profumi che hanno tre fragranze diverse, ve li faccio vedere. Poi vi parlo di un profumo che mi piaceva tantissimo, ma che costa troppo. Anzi, ve lo dico subito. Questi qua sono i due profumi, poi ce n'è uno della FM Group. Un profumo che mi hanno regalato a 17 anni e mi è durato 3 anni. Il barattolo era bellissimo, non so perché l'ho buttato via. Ignoranza, che ignoranza! Vabbè, essere troppo giovani fa male. Comunque, il profumo che mi piaceva tantissimo, peccato che il prezzo era veramente altissimo, quasi 130 euro in profumeria, era il profumo della, oddio, mi è sfuggito il nome, Hypnotique Poison di Dior. Mamma mia, era bellissimo il packaging, la scatola era bellissima. Fate finta che sia questa la scatola era bellissima, il packaging era bellissimo, quel profumo era fantastico, era dolce, non troppo forte, non troppo amaro, non troppo nauseante, fantastico, veramente fantastico. Packaging, profumazione buonissima, durava tantissimo sul corpo, piaceva a tutti, a mia madre piaceva, a me piaceva, piaceva veramente a tutti, ai miei amici, la mia migliore amica Valeria, ciao, ciao mamma, ciao a tutti. Peccato che costava 120 euro in profumeria, quindi al mio 18° compleanno me l'hanno regalato. Mi è durato 3 anni, però non l'ho mai più potuto ricomprare perché Dior per me costa troppo. Abbassassero i prezzi dei profumi potrei comprarne molti di più. Comunque avevo sia la boccettina quella blu, fatta un po' tutta tipo prisma, non so come farvi capire, comunque sicuramente avete già visto quel profumo. Peccato il prezzo troppo alto, era fantastico per me quel profumo. Avevo sia la boccetta blu che quella rossa. Buonissimi tutti e due quei profumi. Anni fa facevano anche la pubblicità su quel profumo, adesso neanche più quello, non fanno vedere in TV. Comunque ottimo quel profumo. Ditemi se ce l'avete anche voi, io lo adoro. Peccato il prezzo. Un altro prodotto, anzi prodotto, profumo che mi piace tantissimo ed è anni che ce l'ho, è questo qui della Pupa. Questo qui ha una storia e ha un packaging tutto particolare, vedete, fatto un po' a goccia, si spruzza di qua e dura anche tantissimo sul corpo, 2-3 ore, anche forse 4 o 5, non ho mai contato. Si
si spruzza, ne esce tanto, è dolce, ma non è un dolce che se ne spruzzi troppo ti dà la nausea, quindi non è fastidioso. Questo qui è un profumo della Pupa, c'è scritto Pupa qui, vedete, ce n'è ancora tanto di prodotto. L'ho comprato due volte, mi sembra, sì, l'ho comprato due volte, una volta perché avevo finito e lo rivolevo, mi sembra 4-5 anni fa l'ho comprato questo profumo qui. Un'altra volta l'avevo comprato con mio marito qui in Piemonte in un centro commerciale e aveva una bellissima scatola in carta con un bellissimo disegno, tappo a fiore, quindi gambo del fiore sul tappo, e poi aveva appunto un tappo in carta crespa, un fiore fatto in carta crespa, bellissimo. Se avessi una foto di quel packaging sarebbe fantastico farvela vedere. Comunque era bellissimo. Il barattolo è bellissimo, mi piace tantissimo, il profumo mi piace, il prezzo non me lo ricordo perché è anni che ho questo profumo, è veramente stupendo, mi piace tanto. Poi altro profumo che non voglio finire perché la profumazione mi piace tantissimo, Yves Rocher, questo qui vi ho fatto anche una recensione sul mio canale, ha degli inci abbastanza buoni, è un prodotto dell'Yves Rocher. Bellissimo il packaging in vetro, anche se ho paura che cada. Mi sembra che sia costato 3 o 4 euro, non di più. Packaging viola, bellissimo il liquido colorato viola. Yves Rocher, il nome si sta cancellando. 100 ml Eau de Toilette Moor Sauvage, quindi profumo di mora. Buonissimo, anche questo dura molte ore sul corpo. Si spruzza, ne esce tanto e anche questo non è nauseante, non è neanche troppo forte. Ottimo, veramente. Vorrei lo stesso profumo del Yves Rocher, ma vorrei provarlo anche alla vaniglia. Se voi avete profumi del Yves Rocher, fatemi sapere come vi trovate, se vi piacciono. Poi, adoro i profumi dolci, ve l'ho detto. Adoro le profumazioni vaniglia, lavanda e fragola, frutti di bosco, come le candele Ikea. Questo profumo qui, invece, è un profumo bellissimo, packaging, con questa bombetta tipo profumi delle donne negli anni 50-60. Si spruzza di qua e esce praticamente, spruzzando da qui esce di qua. Il packaging è bellissimo, dorato, con scritto FM Group perché me l'ha comprato mia madre alla FM. Bellissimo veramente, molto elegante, molto molto bello. Questo è un profumo veramente fantastico, fantastico, veramente ottimo. Molto elegante, il profumo è un pochino forte, ma non un forte fastidioso. Il packaging veramente mi ha conquistato, è bellissimo, tipo gioiello, veramente stupendo. Poi è fantastico anche tutto l'insieme del profumo, veramente fantastico. Se volete qualche prodotto della FM fatemi sapere, questi qua sono i miei tre profumi, ne ho pochi, adoro le profumazioni che vi ho detto poco fa. La confezione di questo profumo è bellissima, della FM, vedete? Perché si apre come un gioiello, stupendo veramente, mi piace tantissimo, grazie mamma per questo regalo, perché me l'ha regalato. Profumo fantastico, è costato 15 euro, ma ne vale veramente la pena. Quindi, video richiesta finito, spero vi sia piaciuto ragazze, ciao Maria, grazie per la richiesta, ditemi se voi avete tanti profumi, quali vi piacciono, ho visto il video anche sui profumi di Selvaggia, bellissimo nome, S&S Style and Makeup, seguite anche lei, ciao, commentate.